Del decreto legge dunque rimarrà solo la parte che contiene le misure urgenti per le zone colpite da alluvioni, procedura ordinaria invece per il rientro dei capitali, decisione che trova d'accordo anche il Movimento 5 Stelle. Si può approfondire la materia e nel frattempo potrebbero anche essere considerati degli accordi tra Stati per la trasparenza e lo scambio di informazioni che quindi rendano di fatto anche un passaggio inutile necessariamente l'utilizzo di questa forma di rientro.